Buongiorno e bentrovati per la prima edizione del telegiornale, terminata dopo 2 ore circa la prima sessione dello storico incontro avvenuto nella notte tra i leader del Sud e della Corea del Nord. Una nuova storia comincia adesso, ha detto il dittatore di Pyongyang, Kim Jong-un, ricevendo il suo omologo sudcoreano. L'incontro si tiene al confine di Panjwom, dove erano cominciati i primi colloqui. Anche prima delle Olimpiadi invernali che aveva sancito una riunificazione a livello sportivo, ma adesso per la prima volta si entra nella fase diplomatica, quella più importante, cercata, ottenuta nonostante tante polemiche che si erano verificate per la questione del nucleare. Il leader nordcoreano ha detto di non sprecare questa occasione. La Casa Bianca ha augurato pace e prosperità alla penisola coreana. È tutto pronto oggi per l'Open Day nazionale dell'agricoltura che si terrà a Bari, che sarà il punto di riferimento per i giovani pugliesi, per vivere un giorno da contadino lungo un percorso di 1,5 km tra aziende, trattori, agrichef ed orti. Con l'approssimarsi della fine delle scuole, che registrano un aumento storico degli studenti nelle scuole di agraria, si tratta di un'occasione unica per confrontare le aspirazioni di un numero crescente di giovani che sognano la campagna con la realtà quotidiana nei campi e nelle stalle. Partito ieri da Foggia l'appuntamento con i cuochi fuori sede per verificare come mangiano gli universitari italiani a pranzo. Beh, la prima tappa non poteva che cominciare da Foggia. Per i dettagli, Sara Vacella, Teleradio R. Quali sono le abitudini culinarie degli studenti fuori sede? Lo scopriranno Andrea e Valentina Pietrocuore, due fratelli foggiani con la passione per la cucina, in giro con l'Ateneum Tour 2018. I cuochi fuori sede più famosi d'Italia partono insieme alla loro community per incontrare tra gli atenei nazionali gli studenti e tra una fotografia e un post parleranno di food e social. Prima tappa non poteva essere che Foggia, città natale dei due giovani food blogger. Valentina, cosa deve esserci in una valigia di un fuorisede? Allora, nella valigia del fuorisede, oltre a tanti sogni, sicuramente devono esserci quelli che sono i pezzi della nostra memoria, che passa anche tramite il cibo. Quindi, quando si parte, molto spesso poi si ricorre sempre a quell'ingrediente che sicuramente non si troverà. Quindi, può essere un pacco di pasta particolare, può essere del pane del nostro territorio. Comunque, è sempre un qualcosa che in un certo senso ci ricorda casa. Dimmi cosa mangi in pausa pranzo e ti dirò chi sei. È un po' questo lo spirito della seconda edizione dell'Ateneum Tour. Allora, perché invece è definita l'Ateneum Tour un esperimento sociale? Perché gireremo appunto 8 tappe, 8 università per capire cosa mangia lo studente fuorisede nella pausa pranzo. Abbiamo fatto già una prova 2 anni fa, nel 2016, e abbiamo visto che sono le donne le più organizzate, quindi che preparano il cibo il giorno prima e mentre gli uomini sono quelli più improvvisati, quindi si ricorrono alla pizza, al panino. E quindi vogliamo ripetere questo esperimento sociale e vedere non solo legato al sesso, ma anche legato alla regione. Sicuramente nella Puglia ci saranno meno ragazzi che prepareranno il cibo fuori sede, mentre più saliamo verso il nord, più troveremo ragazzi che mangiano fuori perché non ci sono i tempi per tornare a casa. La cronaca adesso ci porta a Lecce. 3 poliziotti penitenziari sono stati aggrediti nel reparto di osservazione psichiatrica del carcere di Lecce da un trentenne che prima ha aggredito il sovrintendente in servizio e poi gli altri due intervenuti in soccorso del collega. Lo rende noto il segretario generale dell'Organizzazione Sindacale Autonoma della Polizia Penitenziaria. Dopo i fatti avvenuti 1 mese e mezzo fa al carcere di Foggia, l'organizzazione chiede più rispetto per i propri iscritti in un momento particolare, anche perché questa condizione non va assolutamente tollerata. Oggi a Roma vertice tra l'ordine per l'ordine della sicurezza pubblica, polizia, carabinieri ed i dirigenti di Liverpool e Roma per preparare la trasferta di quasi 5.000 tifosi inglesi attesi all'Olimpico la prossima settimana per la finale di, anzi semifinale di ritorno della Champions League tra Roma e Liverpool. Intanto ieri 2 tifosi romanisti sono stati accusati e andranno a processo tra 27 giorni per gli scontri avvenuti martedì in cui è rimasto ferito gravemente un tifoso inglese che si trova tuttora in coma. Ed ora, prima di salutarci, le previsioni del tempo.
Il tempo previsto per oggi al nord, ampie aperture su Liguria, Veneto e Romagna, nuvoloso altrove con qualche debole pioggia. Al centro soleggiato al mattino con qualche locale instabilità sulla Sardegna e qualche temporale. Al sud e sulla Sicilia, cieli con stratificazioni alte e spesse su regioni tirreniche ma senza fenomeni. Le temperature al nord tra 19 e 24 gradi, centro e Sardegna 22-25 gradi, sud e Sicilia 22 e 26 gradi. Ed è tutto per questa prima edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento, notizie e approfondimenti stasera alle 19. Buon proseguimento di mattinata. A più tardi.